La commissione alluvioni riprende i lavori. Nuova seduta dell'organismo chiamato ad esaminare gli eventi dello scorso anno che colpirono diverse province toscane. Torna il premio Foiano della Chiana, seconda edizione dell'evento che assegna riconoscimenti alle firme più note del giornalismo italiano. Dopo la pausa estiva sono ripresi i lavori del Consiglio regionale e tra le prime azioni c'è stata la riunione della commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali dell'ottobre e del novembre 2023 che colpirono in particolare le province di Prato, Firenze e Pistoia. In commissione ci sono state le audizioni del presidente Giani e dell'assessora all'ambiente Monti. Guardate, su questi temi non ci si può dividere, ci sono le vite delle persone, le vite perse purtroppo da tante persone, famiglie che ancora piangono i loro morti e noi abbiamo la necessità di capire cos'è successo anche, per questo il motivo di quella commissione, ma non basta solo capire, bisogna conoscere, capire, apprendere per poi mettere in campo azioni, perché questo è il compito della politica, per fare in modo che non accada più. È una valutazione sicuramente positiva, anche perché la Commissione ha iniziato i suoi lavori con due audizioni molto importanti e significative, quella del Presidente Giani e dell'Assessora Monni. Il clima è quello della massima disponibilità e si fa sempre più largo da parte nostra come maggioranza la convinzione che questa Commissione davvero possa essere lo strumento migliore anche per richiamare tutti, a partire dal governo, a fare il proprio dovere, perché mancano ancora molti finanziamenti e quindi sicuramente il lavoro che porteremo avanti in seno alla Commissione servirà anche a evidenziare questo aspetto e a rilanciare questa richiesta nei confronti del governo nazionale. Sono fenomeni che ovviamente si stanno ripetendo con sempre maggiore frequenza e intensità. Il lavoro della Commissione permetterà sicuramente anche di affrontare questo tema, che ovviamente chiama tutti anche a una riflessione sui cambiamenti climatici. Poi ci sono le questioni che devono essere affrontate rispetto a tanti temi che interrogano aspetti che sono collegati a questi ambiti, però sicuramente il tema dei cambiamenti climatici è un tema che ci interroga tutti e il lavoro della Commissione sicuramente permetterà di mettere in evidenza anche questo aspetto. Beh, la Commissione è iniziata in modo positivo, ben organizzata dalla Presidente Tozzi e sono soddisfatto da un certo punto di vista perché il Presidente Giani ha ricordato nel corso della sua audizione l'importanza del lavoro svolto anche da parte nostra, in particolar modo da parte della Lega, per quanto riguarda l'attivazione dell'attenzione sulla costa e chiaramente anche per gli eventi che colpirono il nostro territorio prima del 2 di novembre. Noi abbiamo fortemente insistito perché fosse presa in considerazione uno spazio temporale più ampio per ricomprendere gli eventi che accaddero a Viareggio, a Torre del Lago e anche sulla costa nella zona pisana e nella zona massese. Però al contempo ho ricordato al Presidente Giani che il suo ruolo di commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico che lui ha in virtù di una precisa legge voluta nel 2014 dall'allora governo Renzi, in qualche modo, come dire, gli consegna una responsabilità sugli eventi, una responsabilità di ordine politico sugli eventi accaduti, anche perché dal governo, sin dal 2010, la Regione Toscana ha ricevuto ingenti risorse per intervenire sui territori più fragili, per prevenire ovviamente situazioni come quelle che invece sono occorse. E quindi ho chiesto che si smettesse questo rimpallo di responsabilità verso il governo, che noi non crediamo assolutamente vi sia, mentre invece, anche alla luce di quello che è successo proprio in questi giorni, penso a Campi Bisenzio, penso a Montemurlo, evidentemente la Regione Toscana è ancora indietro e credo che il Presidente Giani debba
più riflettere su quelli che sono i suoi ruoli e su quelli che sono i compiti in virtù di questo ruolo aggiuntivo che ha, più che guardare alle questioni del governo. Le risorse servono e noi lavoriamo tutti in questa direzione. Sono stato il primo a segnalare che la normativa, le normative che riguardano anche la possibilità di avere ristori erano due: la legge regionale 45/2020 e la legge del 2018 nazionale, che prevedono due tipi di approcci differenti. Però ingenti risorse da parte dei governi sono arrivati in precedenza, come ha ben detto anche la presidente dell'autorità idrica Gaia Checcucci, e di conseguenza da questo punto di vista abbiamo chiesto, io per primo, che siano ben dettagliate le spese avvenute nei 5 anni precedenti per capire dove sono state allocate, come sono state allocate queste risorse importanti arrivate dal governo e in qualche modo impegnate dalla Regione Toscana sui territori. Temiamo che questa commissione in realtà, più che fare luce, possa diventare un oggetto di scontro politico tra il Partito Democratico e le destre, e non è questo l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Per noi sarà importante seguire e seguiremo questa commissione innanzitutto per cercare di capire quali sono le ragioni che hanno scatenato questo evento, anche se in gran parte le conosciamo e sono legate alla mancanza di prevenzione e all'eccessivo consumo del suolo che è stato fatto anche in queste aree, ma soprattutto per cercare di capire anche come evitare altri fenomeni come questo. Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni di nuovo in Toscana ci fa capire che il nostro territorio è fragile, estremamente fragile. E queste commissioni, gli esperti che vi parleranno al suo interno, possono aiutarci a capire quali sono le precauzioni e le misure da prendere come amministrazione per cercare di fare in modo che si possa perlomeno mitigare quei danni che probabilmente, visto il cambiamento climatico in corso, saranno inevitabili ancora per molto tempo. È necessario un intervento attento, Agenda 2030, che è dell'Unione Europea, ma soprattutto che il Movimento 5 Stelle ha già anticipato nel 2009, quando è nato, è l'unico strumento che ci può permettere di fronteggiare questa che potrebbe essere una delle più grandi crisi climatiche che ha conosciuto il genere umano da quando è sulla Terra. Sicuramente si è aperta un'interlocuzione interessante con la Giunta regionale, e sicuramente il lavoro da fare sarà un lavoro di approfondimento di non poco conto, anche e soprattutto per quanto riguarda la parte degli investimenti, perché io credo che sia sotto gli occhi di tutti ormai che non è più possibile che in questa regione, appunto, quando si verificano degli eventi meteorologici che, per quanto possano essere eccezionali, poi diciamo mettono di nuovamente in ginocchio a distanza di poco tempo interi paesi, beh, voi capite che quanto mai è opportuno capire soprattutto lo stato dell'arte delle infrastrutture in Toscana. I nostri approfondimenti avranno ad oggetto naturalmente quello che è stato fatto, quello che è stato programmato, quello che non è stato realizzato, anche perché, contrariamente a quella che è la narrazione ormai troppo frequente, mi permetto di dire, rispetto a una lamentela continua verso un governo che comunque risorse ne ha messe sul campo e che governa da solo 2 anni e che è, come dire, chiamato in causa di fronte a decenni, permettetemi anche, di mancata programmazione, mancata realizzazione di interventi. Oggi addirittura molte colpe vengono scaricate sui comuni per quanto riguarda la rete fognaria, quando sappiamo bene che questo è un onere che spetta ai gestori dei servizi. Ecco, questo scaricabarile onestamente credo debba trovare uno stop, una fine, e da una parte sicuramente l'attività della Commissione dovrà necessariamente aiutare a chiarire anche quelli che sono i costi, quelli che sono il famoso miliardo chiesto al governo Meloni per ricostruire la Toscana. Noi non ci sottraiamo a questo, semplicemente vogliamo capire esattamente dove questi soldi sono stati spesi a fronte di risorse che in Toscana sono comunque già arrivate, e penso a quei 60 milioni per interventi strutturali stanziati proprio per la mitigazione del rischio idrogeologico ad ottobre 2022 dal Dipartimento di Protezione Civile, che sono una parte delle risorse che in questi anni sono arrivate in Toscana a prescindere dal governo Meloni. Ecco, io credo che questo è un dato significativo, perché solo capendo lo stato dell'arte e capendo esattamente di chi sono le responsabilità, se oggi questa regione è tra le più fragili d'Italia in termini di prevenzione, è sicuramente un obiettivo che dovremo perseguire, soprattutto nell'interesse di quei tanti cittadini che qualche giorno fa di nuovo erano sott'acqua, e questo francamente non è accettabile.
Torna il premio giornalistico nazionale Città Foiano della Chiana Sbardellati Nottolini. La seconda edizione del riconoscimento, promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, del Coricom e della Regione, è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo del Pegaso. L'appuntamento è per sabato 21 settembre nella centrale Piazza Cavour con la cerimonia di premiazione. Tra i premiati, i giornalisti televisivi Luisella Costamagna e Antonino Monteleone e i giornalisti sportivi Alessia Tarquinio e Guido Vaciago. Ogni volta che si parla di informazione libera e ogni volta che un premio viene dedicato a chi ha fatto, ha messo a disposizione la propria vita per offrirci informazione libera, noi dobbiamo esserci. Investire in iniziative come queste vuol dire anche mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi più giovani. Fare il giornalista, essere giornalista, vuol dire anche servire la propria comunità, come fate anche voi. E il lavoro di un giornalista libero permette a ciascuno di noi di essere un cittadino o cittadini più liberi, quindi grazie all'amministrazione comunale di Foiano della Chiana, grazie al suo sindaco, grazie a chi ha pensato questo premio, perché manda anche un messaggio di speranza a tanti ragazzi, a tante ragazze. No, assolutamente no, io penso che ognuno di noi debba svolgere il suo lavoro nella maniera migliore possibile, c'è bisogno di buona politica e c'è bisogno di buon giornalismo e di buoni giornalisti. Se voi svolgete il vostro lavoro in maniera libera, come fate tante e tanti di voi, fate un grande servizio alle nostre comunità. Sì, per il Coricom è in qualche modo naturale e così spingere, promuovere, valorizzare, dare un piccolo contributo di promozione a un premio, ai vari premi che avvengono in Toscana, in particolar modo a questo che è stato messo in piedi dalla città e dal comune di Foiano, perché appunto in qualche modo serve per valorizzare il tema della libertà di informazione, del pluralismo, dell'equilibrio, ma anche della ricchezza che il sistema informativo della Toscana da sempre esprime e continua a esprimere. Io fra l'altro conoscevo personalmente, avevo ottimi rapporti con i due giornalisti Nottolini e Sbardellati a cui è insignito e dedicato il premio, per cui è un piacere ulteriore e anche un plauso da parte del Coricom al Comune di Foiano per questa bella iniziativa che in qualche modo contribuisce anche come elemento di stimolo e di riflessione sul tema dell'informazione. Noi fra l'altro proprio prossimamente organizzeremo gli stati generali dell'informazione in cui metteremo a sistema e a fuoco le questioni principali che l'informazione esprime in Toscana. A che punto siete su questo percorso? Abbiamo dato da qualche mese incarico a IRPET di fare proprio uno studio, una mappatura completa di tutto il sistema dell'informazione in Toscana, per cui attendiamo che arrivi questo studio e questo lavoro e poi metteremo insieme di concerto anche col sistema informativo gli stati generali nei prossimi mesi. Sì, servono perché sono delle occasioni importanti, al di là della consegna dei premi a dei colleghi straordinari, servono perché sono occasione per fare delle riflessioni sulla nostra professione, per capire qual è la direzione da prendere, anche se le nostre regole deontologiche sono ben precise e danno la giusta rotta. Servono per confrontarsi, per capire qual è il nostro ruolo. Prima sentivo giustamente il collega Ceccarelli che parlava di social e quant'altro, sapete perfettamente quello che penso io dei social. Finché i social non saranno riconducibili a un'identità vera, ci sarà sempre il problema delle fake news, dell'odio seriale, ed è un problema che stiamo affrontando proprio in questi giorni. Noi come ordine stiamo facendo tanto sui temi che sono assolutamente di attualità, come ad esempio l'intelligenza artificiale, tant'è vero che abbiamo organizzato proprio come ordine e fondazione dei giornalisti un Erasmus accreditato presso la comunità europea che si svolgerà a Malaga a novembre proprio sull'intelligenza artificiale. Per cui noi crediamo profondamente nella qualità dell'informazione e nella qualità di chi fa informazione. E tornando alla tua domanda, sì, sono premi assolutamente importanti.
siamo molto felici. Dopo il successo, anche un po' inaspettato, del primo anno, torna per il secondo anno questo importante evento giornalistico a Fogliano della Chiana. Ci candidiamo come comune per un importante evento a livello nazionale oramai. Devo ringraziare quest'anno in particolare l'Ordine dei giornalisti della Toscana, il Corecom, la Regione Toscana, perché ci hanno dato davvero un grande aiuto sia nel trovare poi importanti giornalisti che saranno a Fogliano, sia anche per aver organizzato un evento che sarà poi lo spunto per parlare di quelli che sono i nuovi metodi poi di informazione dall'intelligenza artificiale, quali possono essere sia i problemi sia i vantaggi, dalle fake news, un nuovo modo di fare giornalismo, insomma i nuovi anche metodi per approcciarsi al giornalismo e alle varie strutture di comunicazione. E tutto questo lo facciamo anche in ricordo a due nostri storici giornalisti che sono Sbardellati e Nottolini, che sono giornalisti locali ma che come tanti giornalisti locali poi hanno sempre raccontato il nostro paese, la nostra provincia e tutta l'Italia con il loro modo garbato e alla vecchia maniera. Quindi è un modo anche per ricordare loro in questo evento che sta diventando ogni anno sempre più importante.